Anna Corona è uscita prima dal lavoro quel famoso 1 settembre 2004? L'orario di uscita è stato aggiunto dalla sua collega? Queste domande non hanno trovato ufficialmente risposta, ma una cosa è certa. I carabinieri, nelle ore successive al rapimento della piccola Denise, non sono entrati in casa di Jessica e Anna Corona, ma nella casa della vicina. In studio, nella puntata del 2 giugno, l'avvocato ospite di Federica Sciarelli fa notare che in quelle ore in casa Corona poteva trovarsi proprio Denise. Ma è Federica Sciarelli a fare un discorso molto convincente. Se si dicono delle bugie, qualcuno diventa l'accusatore di se stesso. E la presentatrice si riferisce proprio ad Anna Corona, che non è stata limpida nel raccontare cosa ha fatto quel giorno. Anna Corona ha mentito sull'orario di uscita dal lavoro e non ha invitato i carabinieri in casa propria quando sono arrivati per farle alcune domande. Perché? Omettere dei particolari così importanti fa riflettere, dice Federica. Poi parla di quanto dichiarato dall'ex procuratore. Il procuratore di Pisa dice che ha la convinzione che Denise è viva e ciò è un'assurdità. Sembra quasi per non far aprire un procedimento per omicidio, perché c'è stato già un processo per sequestro di persona, dal quale Jessica è stata assolta. Riguardo al video di Milano, la padrona di casa di chi l'ha visto si mostra perplessa. Una bambina a un mese dal suo rapimento non può essere così serena in giro per la città. Dire che con sicurezza quella era Denise è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Le sue parole fanno riflettere e fanno osservare il caso sotto una luce diversa. E tu cosa ne pensi?